Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica di Roma. Oggi siamo qui per avviare la mostra sui progetti che hanno partecipato al concorso internazionale sul mondo della scienza. È una bellissima giornata perché non soltanto vediamo quanta intelligenza e quanta creatività in questi mesi questo concorso è riuscito a sviluppare, ma anche un pezzo di futuro della città di Roma. Il Museo della Scienza sarà non soltanto un progetto iconico, ma sarà anche un messaggio che noi lanciamo a tutti i cittadini del mondo: venite a Roma non soltanto per le sue vestigia, ovviamente per il patrimonio unico dal punto di vista architettonico e storico, ma anche perché ci sono tanti progetti che parlano di futuro. Il Museo della Scienza sarà un museo che parla di futuro, e anche il nome Science Forest significa un museo della scienza che ha a che fare anche con i cambiamenti climatici, quindi all'insegna della sostenibilità ambientale. Il Museo della Scienza, ma tante altre cose stanno facendo a Roma, e la collaborazione con gli architetti è fondamentale. Il nuovo concorso sul centro archeologico monumentale che scadrà a fine dicembre, il concorso che si farà sull'ex Fiera di Roma, quindi progetti pubblici e progetti privati nell'ambito di una nuova progettualità e di una centralità dell'architettura. L'architettura è fondamentale a Roma, gli architetti sono fondamentali a Roma, la collaborazione tra ordine e istituzioni è fondamentale, e infatti il 2024 sarà anche l'anno in cui lanceremo il nuovo Urban Center della capitale in collaborazione con Città Metropolitana e con l'Ordine degli Architetti.